Ah sì, buonasera. Grazie. Ah, adesso cari telespettatori faremo un gioco molto divertente. Come si dice oggi, faremo un quiz. No, anzi, un telequiz. Voi non dovrete indovinare che cosa fa questo distinto signore. No, sarebbe troppo facile. È evidente, questo distinto signore gioca a tennis. E nemmeno dovrete indovinare che cosa fa quest'altro signore. È chiaro che quest'altro signore si tuffa nell'acqua. Voi invece dovrete indovinare che cosa fa questo signore. Non è più così semplice, vero? Non l'avete indovinato? Beh, vi verrò incontro, ve lo farò rivedere. Allora? Niente? Per aiutarvi ancora una volta, vi posso dire che il signore in questione non porta un cappello come questo, ma come questo, e non ha tra le mani una ruota come questa, ma come questa. Beh, sì, adesso è facile. Il signore fa del suo meglio per non andare a fondo. E intanto, direte voi, il capitano che cosa fa? Quel vecchio lupo di mare si sta facendo un espresso. E è facile indovinare? Con la caffettiera Mocha Express. Quella che usiamo anche noi. Con la caffettiera Mocha Express. Un espresso meglio che al bar. Caffettiera Mocha Express in 5 misure. Caffettiera Mocha Express, prodotta da Bialetti a Crusinallo nella più grande fabbrica di caffettiere espresso per famiglia. Caffettiera Mocha Express. Canta che ti passa e tacca banda! Se passeggiando un giorno di festa t'arriva una tegola sopra la testa, cambia la strada, gira più in su, nel tacca banda vieni anche tu. Qui tutto è bello, tutto diverso, difatti il mondo gira all'inverso. Trovi che i sorci, cugini dei ratti, nel tacabanda inseguono i gatti. Siccome Oracolo ama le bestiole, nel tacabanda è quello che ci vuole. Ecco un torero dentro l'arena, ha male al piede, gli duole la schiena. Siccome il cuore è pure silenco, fanno la corrida ballando ta-ta-ta, il flamenco. Alibaba, vecchio e cencioso, scopre un tesoro, direi, favoloso. Ma lì nascosto sotto un tappeto, ecco l'ufficio tasse al completo. Oracolo fugge, non sa dove andare. I 40 ladroni lo vogliono linciare. Sono convinti, vedendolo là, che il povero Oracolo sia Alibaba. Finalino col canta che ti passa e tacca banda. Vado in gir di qua e di là, vado in gir per la città, e domani non cambia la storia. Tacca banda, è ancora Doria. È vero che i biscotti Doria sono famosi, ma non è necessario fare la collezione. Puoi avere i deliziosi biscotti della nonna Doria e gli inimitabili Bucaneve ogni giorno fragranti come appena usciti dal forno. La qualità Doria con buona economia. Poi, via! Leggeri sì, ma non proprio farfalle. Forza! Sorridete con Steak, ora anche in confezione famiglia. Quanti! Il Dorado presenta Cocco Bill. Ehi, Nico! Sì, prego.
Lo facciamo uno di quei tipici duelli alla western con tanto di stradone assolato, di gente intimorita che spia dalle finestre e di improvvisa sparatoria finale? Boh, se proprio ci tenete. Ma oh, sì che ci teniamo! Non è vero, fratelli, che ci teniamo! E poi non ci manca niente. Lo stradone assolato c'è, la gente intimorita che spia dalle finestre pure. L'antagonista è lì, davanti a noi, a gambe semidivaricate. Allora che si fa? Si comincia? Sì, cominciamo pure. Quello che abbiamo salutato adesso non era il tizio del duello. Eh già, è vero. Che giochi. Su, sveglia, ragazzi. Siete troppo ingenui per portare i pantaloni lunghi. I bambini con i capelli lunghi stanno proprio male. E i gingilli sono pericolosi per l'infanzia. Mamma! Vogliamo la mamma! Quei frugoletti dei Dalton. E ora tutti con me. Offro Camillino e Eldorado. Basta fare quattro passi in più e troverete... Camillino e Eldorado. Il gelato fra due biscotti al cacao. Vieni a vedere come si fanno i gelati Eldorado. Qui si controllano le materie prime selezionate. Qui vengono pastorizzate e omogeneizzate a ciclo chiuso. Questa macchina produce Camillino Eldorado al ritmo di 150 pezzi al minuto. I gelati Eldorado valgono quattro passi in più. Ferrero presenta... Nel paese felice è arrivata la carovana del circo. Che piace a tutti. E piace a Lucrezio, che va sul trapezio. E piace a Dante, che alza l'elefante. E piace a Danilo, che viaggia sul filo. E piace a Sansone, che doma il leone. E piace a Lulu, con i suoi occhi blu. E che c'ho scritto Giocondor? Ci penso io. Ecco il carrozzone del circo. Ed ecco Joe Condor. Ma mi lasci? Non c'ho il paracadute! Non c'ho la mutua! Sono incolume! Come nuovo! Torna la felicità. Ritorna con Mon Cherie la freschezza della primavera. La magica freschezza dei suoi frutti, inebriati di sole e da gocce di liquore. Mon Cherie ora in tre nuovi gusti. Al cherry, al rum, all'amaretto. Mon Cherie, Ferrero. Huga, huga, hop the ground. Huga, huga. Moose cabalambo. Oh,
Bambadù! Uè, cavernicoli! Non siamo più all'età della pietra! Sì, perché se è vero che dormire non è semplicemente chiudere gli occhi, se è vero che dormire è un diverso modo di vivere, allora per vivere bene le ore della notte, gomma piuma Gran Riposo. Il materasso in gomma piuma di nuova concezione, più comodo, più soffice, più accogliente. Gomma piuma Gran Riposo, come molle silenziose che si adeguano al vostro stesso respiro. Sì, su materassi e guanciali gomma piuma Gran Riposo è come riposare su una nuvola. Il gomma piuma è solo Pirelli. Richiedete il certificato di garanzia anche per le imbottiture di poltrone e divani. L'ombra vi presenteranno il barbiere. Quando non c'era il barbiere, gli uomini inciampavano nella barba. Fatta venire il barbiere! E il barbiere venne. C'è modo e modo di fare il barbiere. Un barbiere delicato può trasformare un gangster in un divo del cinema. Così come un divo del cinema può essere trasformato in un gangster da un cattivo barbiere. La prima qualità di un buon barbiere è quella di adeguarsi alle esigenze dei clienti più diversi. Abbatto e la prego. Un buon barbiere, inoltre, deve essere fornito di tutto il necessario. Alle franchise. Tutto, tutto. Con i clienti esigenti bisogna avere pazienza. Sotto il piccolo, io torno su. Che bel pupo. Quando viene tuo papà, eh? Ma quello non è mio papà, è un signore che mi ha detto vieni che ci facciamo barba e capelli gratis. Per fortuna ci sono ancora le pecore che possono essere tosate da un barbiere fallito. Basta, qui ci vuole. Cosa? No. Invece sì. E invece no. Sì. No. Urca me, sì. No! Alt, un momento. So io cosa ci vuole per voi. Urca me, il caffè Hug in bustina. Caffè Hug, purissimo caffè senza caffeina, salva il cuore, consente il sonno, non agita i nervi. Al bar esigete caffè Hug nella confezione in bustina. Solo caffè Hug in bustina vi garantisce l'originalità del prodotto. In casa usate caffè Hug in grani nelle tradizionali confezioni.